Ecco il trofeo dei Sibillini e in pista scendono gli amici a quattro zampe con i loro conduttori in una bella gara di agility, quella organizzata dalla Proloco 7.1 di Ussita, un modo per riportare persone e attenzione nel piccolo centro montano dopo il sisma del 2016, ma anche per condividere esperienze con il proprio animale domestico nella stagione nera per i cani, quella estiva degli abbandoni. Inoltre con i carabinieri del reparto del Parco di Visso c'è stata una dimostrazione dei cani impegnati nelle ricerche antiveleno per le tristemente note polpette avvelenate. Abbiamo deciso di organizzare questo primo trofeo dei Sibillini, sperando che ce ne siano tanti altri in futuro. Ovviamente abbiamo messo la prima pietra, diciamo. Speriamo che i prossimi anni ci saranno sempre più cani e sempre più persone. Abbiamo deciso di premiare tutti i vincitori con dei prodotti tipici, in modo da valorizzare e cercare di promuovere ancora di più il nostro territorio. Noi siamo qui, organizziamo tutto quello che possiamo, veniteci a trovare. Come Associazione Cinofila Lupo Alberto e come gli Scalmacani ASD abbiamo provveduto all'organizzazione insieme appunto alla Proloco e c'è stata una discreta partecipazione. Speriamo negli anni di poter incrementare questo tipo di attività. Abbiamo organizzato anche una piccola dimostrazione di dog dance con Barbara e Grace. Grace tra l'altro è un pluripremiato. Sì, è un cane veramente multitasking perché è campionessa di, oltre che di agility, di bellezza, di esposizioni, di dog dance e di obedience.